quiero invitar y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó. ¿Cómo es? Es forte, no? Permíteme bailar contigo esta pieza. Buon appetito. La mujer se resalta tu belleza, me encanta tu sushi night with my love. Qua abbiamo un'insalatina. Qua abbiamo vario tipo di sashimi. Questi sembrano dei panini, sono troppo carini. Tramezzini. Poi ci sono i nigiri. Poi vari sushi con salmone e varie cose. Qua c'è il shirashi. E anche la tartare. Cosa mangiamo per primo? Salmone. Nella salsa di soia ho messo anche un po' di... forte. No, di limone. Mi piace. Questa è la salsa di soia. Questa è la salsa di soia. Poi intanto mi chiedete sempre, allora ci mettiamo la rucola, il basilico, un po' di salsa di pomodoro, limone, salsa di soia, tante cose, sale, un po' di tabasco, quindi di peperoncino e basta, amore. Allora questo, queste cose qua. Il limone? Sì, il limone l'ho detto. Buonissima. A me piace tantissimo sul sashimi e anche sui nigiri. Vado, è troppo buono. La metto anche un po' sull'insalata. Sì. L'insalata invece l'ho fatta con la rucola. Poi ci ho messo le carotine, i cetrioli. E poi ci ho messo un po' di sesamo, semi di papavero, appunto la farcina. Buonissimo. Troppo buono. E poi il sushi ha questa particolarità che la prima volta che lo mangi non ti piace mai. È vero, amore? Sei male, rimetti. A nessuno piace, infatti pure a Dario, ma a tutti. Perché? Sì, pure a me, la prima volta che lo mangiai era strano. Poi la seconda volta che ci vai diventa una droga. E là ti fa. E dopo sempre. Molto buono, qua c'è tutto il riso sotto e c'è il salmone sopra. E qua anche c'è tutto il riso sotto e la tartare. Questo invece è con l'avocado, è il mio preferito, avocado, salmone e Philadelphia. Buonissimo. Buono. Troppo buono. E voi non lo vedete, ma Dario è già finito. Quasi finito. E io mangio veloce, ma lui mi batte. Comunque Dario non si vuole far vedere. Riservato. Votate nei commenti se volete vedere Dario, che lui non si vuole far vedere. Allora, se votano che te lo fa vedere, ti devi far vedere. Ma perché non sai mangiare, perciò non ti fa vedere. Comunque il cetriolo nella salsa di soia e limone è troppo buono. Provate a mettere un po' di limone nella salsa di soia, me ne è più buona. Allora, amore, perché non ti vuoi far vedere? Perché quando uno mangia, resta riservato. Vero. Giusto. Che buono. Alcune persone penseranno che è tanto questo sushi per noi, ma in realtà noi ci siamo contenuti per non sembrare soliti porci. E beh, dopo ci mangiamo un altro. Dopo abbiamo un altro. Più carico. È vero. Poi ci metto anche un po' di wasabi, guardate. Amore, mettilo anche tu. Sì, Dario, sì, odia wasabi. Dopo la metto. Oddio. Ho messo dopo. Hai visto? Lo faccio sempre.
mi mangio questo bel panino. Ah, questo è col tonno. Buono. Com'è buono! C'è qualcosa dentro tipo cipolla, vero? Non lo so, guarda, mangiare. No, non c'è poco. No. Andiamo a me! Amore, ma dammi quello! No! Capita, fai la bella, dai uno! No, dammi quello! Diteci nei commenti, dare un po' a Dario! No, dammi questo! Non gli dai mai! Dai, per il tuo amore! Dopo, eh? No, dopo è finito! Guardate, si farebbe uccidere, ma non me lo dà. Anche tu, vieni qua, non me lo dai. Ah, ma... Hai visto? Ma scusa, dopo io do questo e tu mi dai quello. Aspetta. Ma guarda, mamma, non ci credo. Ragazzi, lo mangio e fa così. Cioè, sta scena era epica da riprendere, sei un maialino. Un tingo della nostra salsina, pure la salsina si è divorato. Finita. No, prossimo video mukbang di questo qua che si mangia, si deve far vedere pure Dario perché è troppo epico quando mangia. Eh? No. Ok. Riservato. Questo vi piace, raga? Lo zenzero. È finito. Fatto vedere il piatto vuoto. Sì. Adesso quest'altro. Vai, amore. Questo com'è? Questo qua ti ho detto che non ti è piaciuto, no, un bagno nella salsina. Zero da te. Pizzica, è buono. Un po' di salsina. Buono. A me piace. Questo piccante. Non te lo mangiare, no? No, mi piace. No, non te lo mangiare. Sì, no. Ah, dai. Buono. Oh, ma dammi un altro, no. Bastardo. Tu invece di darlo alla tua fidanzata, ti ha? Ti do un cetriolo. No, è tuo. Quindi di questi. Lo vuoi? Mi dovevi dare quello, l'hai mangiato tutto. Il cetriolo l'hai mangiato, scusa. Se l'aveva avuto te lo davo. Che buono! Bellissimo, è buono. Ma lo dato che c'era anche un nigiri col tonno. Come? A me piacciono più col salmone. Col tonno pure. No, perché. No, il salmone questo qua, sì. Il nigiri? Beh. Ah, questo tonno è buono. No, il salmone è buono. Il salmone è più buono. Il tonno se non è freschissimo. Non è un granché. A me proprio piace mangiare anche pezzettini di limone. Com'è questo? Questo è buono. Adesso mangiamo questo. Un po' di zenzero. Buono. Ma è bello mangiare. Dai, prima che finisci si mangia pure quello dell'altro. Oh, una sfida.
una sfida una cosa. Sei già finito? Però questo problema che mi puoi recuperare, ce la fai? In che modo, scusa, se tu già quasi finito? Ragazzi, volete che mangio il piatto di Carlita che finisce prima? No. Sì. Buonissimo. Amore, questo panino me lo lascio per la fine perché è troppo divino. Guarda, questo va bene. No. Ma guarda questo qua, mo. Ti sei già divorato tutta la salsina? Poi cioè il sussino puoi mangiare in quantità industriale, vero? Leggero, è fitto, è finta. Basta, vuoi tu, amo? Non ho più. Vuoi tu, il panino? Dammi, eh? Dammi! Hai detto lo vuoi tu? Mi potresti uccidere, vero? Lo vuoi? No. Volevo provare che ci siamo andati, ma non dire che fare. Adesso mi mangio questo bel panino. Mio Dio. L'ho fatta. Tanti pupi qui. Pupi saluta. Da qua. Non si vede. Pupi, aspetta che cade la cosa a te. Questo pane di wasabi me lo metto qua e cambio piatto. Questo salmone me lo metto qua. Primo piatto finito. Yeah! Andiamo con questo altro piatto. Voglio dare una mano, aspetta. No. Sì, è questa la sfida, mo. Ma quella sfida? Ti finisce prima di dare una mano all'altro. Ti sei mangiato tutta la salsina. No, dai, massimo. È terribile. Terribile. Sto venendo, amore, sto venendo. Mi vuoi andare? È finita la salsina, amore. Hai mangiato tutto. Finito. Devi adesso aiutare Carlita a mangiare. No, 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 tieni. No, fatti dare una mano, eh. Aiuta. Tutte le mani libere. Mi devo difendere, ragazzi. Ragazzi, dai, dobbiamo dare una mano a Carlita a mangiare. No, non ne ho bisogno. No, hai bisogno, amore. Io me lo gusto. Ma perché poi quando è finito. Ma perciò lo devi dare tu? Invece bisogna gustarselo. Pulisce il piatto con il salmone. Ecco qua. Questo cosa serve il salmone? Apri il piatto. Non si butta nulla. Guardate com'è gentile Carlita. Guardate com'è gentile Carlita. Ah, what's the cap? Amore, ma che è no? Guarda là, sta cadendo tutto il muro là, eh. Là, amore, guarda là, che è successo? Dove? Guarda là, mamma mia! Guarda là, amore, guarda là! Ragazzi, Carlita sul mangiare. Aspita io!
non dà tu niente. Per non darmi quella... E fai vedere ai tuoi follower come dai a mangiare a me, dai, facci vedere. Allora lo dai. Tu sommai mi dato a me. Allora grazie, se a te tu me l'hai dato a me, invece tu me lo dai lo stesso, no? E tu non me l'hai dato. E che c'entra? Non proprio. Questo buono. Riso. E tutto sopra ricoperto di... Di cioccolato. Di tartare di salmone, avocado, semi di sesamo e papavero. Guerra. I papaveri sono alti, alti, alti. Piccolina. Facciamo un po' di salsa di soffi su gatto. Lo fai? No, era meglio senza. Perché? È preferito senza. Ma secondo me c'è pure. Amore, non mi guardi e mi fai vedere il cibo dalle bacchette. Se vuoi una mano, non ti faccio vedere niente. Non voglio. Ti atto, do, ti atti. Sì. No. Ma non lo bevo. E lui? Capisci, a fondo. Tu sei una di un aereo. Colpisce sul piatto di Carlita. Devo lavarlo. Ora c'è, non è più buono con il... Ha messo a dare. Prova. Assaggio questo, com'è? Cioè alla fine il riso con... Salmone tua. Ah, umma. E nigiri. Beh, proprio nigiri. No. Io vado a fare una pizza. Ma hai ancora fame? No. Ma non è buono. Ma veramente fammi assaggiare. Questo qua. Ah, ma è più buona, vai. Perché? Cioè, alla fine è una scimità, perché il riso con salmone e frulla. Ma com'è buono? Se il sapore del carboidrato, del riso... Wow. Vero? Del carbo. Sto leggermente scoppiando. No. Però? Cosa devo fare? No, non ce la faremo. Sto scoppiando. Dobbiamo sempre esagerare. Ma poi io vedo le persone quando vanno a comprare sushi. Cioè, oppure tipo vanno al ristorante di sushi. Cioè, tipo per esempio prendono quelle cose che sono... Che vanno dritto. Sei cose, sei sushi, sei roll. Beh. 3-4 sashimi e basta. Hanno fatto e si saziano. Noi qua abbiamo mangiato 50 roll. Noi siamo porci. 50 sashimi. Quintali di riso qua. Siamo uno strano o loro? Ragazzi, voi come. Ma. Sai? Poi te non ce la fai, ma lo rimani, che se ti senti male. Ma nella mia vita non è mai rimasto nulla, ti dico questo. Ma mo rimane male, ma dopo ti fa male al pancino. Ma io non ho mai rimasto nulla nella mia vita nel piatto. Mo devi rimanere. Dico la verità. Mo lo devi rimanere. No. Per forza. Perché? E se stanotte siamo con il dolore di pancia. Mamma, uffa. Ciao, pupi. Fatti vedere. Alza. È qua, Pupi. Me la vedi? È qua. Eccola. E mettila più qua, amore. Non si vede. Eccola. No, giù. Oh, eccola, è Pupi. Ciao. Amore, ma mettila qua. Non si vede da là. Eccola. Eccola, Pupi. Pupi, tieni. Sei la forza. Anche a Pupi il riso. Mettila a terra, sta cadendo. Pupi, mangia pure sì. Stai in bilico. Mm.
Imbirica. Ragazzi, buono, eh? È troppo buono il sushi. Poi domani ci aspetta un'altra mangiata, che dobbiamo andare, sì, a casa di Dara a mangiare. Ci aspetta un'altra mangiata. Bene, la prossima volta facciamo il McDonald's, anche se un McDonald's, praticamente io un McDonald's non lo mangio mai, vero? Mm-hmm. Cioè, da quando stiamo insieme abbiamo mangiato il McDonald's. Sì, sono una volta. Ma che cosa ho preso? Le croquette. Il panino non lo mangio mai perché... A furia di vedere quel video delle cose che macellavano, le cose, mi è venuto lo schifo. E poi non mi piace, è troppo industriale. Quando lo mangio sto sempre male, mi viene mal di stomaco. Quindi alla fine mi prendo le crocchette, le patatine, crocchette, patatine, il gelato, me lo prendo sempre, buono. Sande. A cioccolato. Sande a cioccolato. Mangiare. Poi, per doppia razione di cioccolato. Però per voi mi sacrificherò. E faremo pure il panino. Una grande sfida. 10 panini, chi mangia più panini? Sì, certo. Mi fa una grande sfida. E vai. Di un McDonald's. A chi mangia più cose. Cioè, vediamo. Un po' vogliamo. No, però ce la possiamo giocare. Ma che dobbiamo giocare? Tu perdi. Prendi in partenza. Io prendo la crocchetta da 20. 5 panini. Ma 5 porzioni di patatine. Cioè, senza sfida, dai. 3 gelati. Così. Potete fare la sfida o te ne prendi 50? La sfida prendo 50 crocchette, 20 panini, 10 porzioni di patatine. Ma tutti tu ne mangi 20 panini? No, pure quello nel mio stomaco. Mi guardo pure a pubi, pubi. È vero, pubi mangia sotto il banco. Tipo pubi mangia. Sì. Sotto il banco, sotto il banco, sotto il banco, sotto il banco, sotto il banco. 5 capire capire. Ragazzi, è peccato lasciare le cose nel piatto, devo finire tutto. Giusto? Yes. E poi il ravanello è buono. Un rumore. Che buono. Ma è finito! Sì, dopo un'ora. Questa non ce la faccio mangiare, la insalata la mangio. Cioè, fra tutte le cose che devo rilasciare, ho lasciato insalata, la cosa più leggera. Oggi era domani mattina, nel latte. No, tu l'hai visto. Concludiamo un po' di Coca Zero. Mamma mia, però il segreto per mangiare bene e mangiare molto è non bere la Coca Cola, ma berla solo alla fine, perché se la bevete durante vi gonfiate un casino, e quindi imparate a mangiare tanto. Pollice in su se volete vedere anche Dario che mangia al prossimo video. Facciamo una bella challenge McDonald's. Sul lipstick color caffè che viene se ve. Ciao.
Cuando baile hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos.